Buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi parleremo delle potenze. La potenza è una risposta matematica a prodotti di questo tipo, ovvero prodotti caratterizzati da un numero n di fattori, tutti uguali tra di loro. La potenza è un'espressione di questo tipo, dove A viene chiamata base ed indica quel fattore che viene moltiplicato per se stesso, n invece si chiama esponente, che rappresenta il numero delle volte per cui quel fattore viene moltiplicato. Quindi, se l'esponente è maggiore di 1, possiamo definire la potenza come il prodotto di tanti fattori, quanti vengono indicati dall'esponente, tutti quanti uguali alla base A. Esistono alcune definizioni che vengono associate alle proprietà di base delle potenze, per cui A alla 0, quindi una potenza con esponente pari a 0, dà come risultato 1, questo se A, ossia la base, è diverso da 0 e appartiene ai numeri naturali. A alla 1 è uguale ad A. Le principali proprietà delle potenze vanno a descrivere alcune operazioni che è possibile fare tra le potenze. La prima fondamentale operazione è quella del prodotto di potenze caratterizzate dalla stessa base. E allora il prodotto di potenze caratterizzate dalla stessa base è una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la somma degli esponenti, per cui A alla m per A alla n sarà uguale ad A alla m più n. Per quanto riguarda invece il quoziente di potenze di uguale base, in analogia con quanto visto per quanto riguarda il prodotto, il quoziente di due potenze caratterizzate dalla stessa base è una potenza che ha per base la stessa base e per esponente questa volta la differenza degli esponenti, e quindi A alla m meno n. Ancora la potenza di potenza, ossia la potenza di una ulteriore potenza, questa come risultato è una potenza che ha per base la stessa base e per esponente il prodotto degli esponenti, per cui se abbiamo A alla m alla n, questo sarà pari ad A alla m per n. Poi abbiamo altre due proprietà molto importanti che riguardano il prodotto di potenze, che questa volta invece sono caratterizzate dal medesimo esponente. E allora in questo caso, quindi avremo A alla n per B alla n, che sarà pari a una potenza che ha per base il prodotto delle basi, e quindi A per B, e per esponente il medesimo esponente. Discorso analogo riguarda la quoziente di potenze di uguale esponente, quindi A alla n diviso B alla n, che è uguale a una potenza che ha come base il rapporto tra le due basi e come esponente il medesimo esponente. Possiamo poi andare a definire altre tipologie di potenze, le potenze caratterizzate in particolare da esponenti negativi o esponenti irrazionali. Allora, le potenze caratterizzate da esponente negativo, quindi per esempio, immaginiamoci una potenza caratterizzata da una base razionale diversa da 0, con un esponente però negativo. Il risultato è una potenza che ha per base il reciproco della base e per esponente l'opposto dell'esponente, e quindi una potenza di questo tipo. Se invece abbiamo a che fare con una potenza con un esponente razionale, quindi A elevato per esempio ad m fratto n, come abbiamo visto per quanto riguarda gli insiemi razionali, ricordo che il numero razionale è un rapporto fra due numeri interi, quindi m e n, questa potenza è uguale alla radice ennesima di A alla m. E qui ancora un richiamo ai radicali che vedremo tra l'altro nella prossima lezione, in cui n si chiama indice del radicale, A è il radicando, ed m è l'esponente del radicando, ma di questo ne parleremo più diffusamente a breve. Questa è definita per A maggiore o uguale di 0. L'ultima cosa che voglio dirvi sulle potenze, che racchiudono un pochettino questa sintetica lezione che abbiamo voluto fare sulle potenze, riguarda il segno di una potenza. In particolare, se l'esponente è un numero dispari e abbiamo che la base è negativa, abbiamo sostanzialmente una coerenza, un mantenimento del segno della base, per cui se la base è negativa e l'esponente è dispari, il risultato darà luogo a un numero negativo. Se la base invece è positiva, il risultato sarà un numero positivo. Discorso diverso è se invece l'esponente è un numero pari, perché se l'esponente è un numero pari, sia che la base sia positiva o negativa, noi avremo come risultato sempre e comunque una quantità positiva, nel caso in cui abbiamo detto l'esponente sia pari. Con quest'ultimo argomento riguardo al segno di una potenza, chiudiamo la lezione sulle potenze. Vi rimando ovviamente agli esercizi che trovate sulla piattaforma per qualsiasi approfondimento, e nella prossima lezione, come abbiamo già avuto modo di richiamare in quelle precedenti, parleremo dei radicali.